Allora, stiamo parlando della Cines, gli stabilimenti romani del cinema che precedettero l'avvento di Cinecittà. Quindi parliamo di un periodo che prima del 1937. E tu, curatore, che ricordi hai della Cines? I ricordi personali naturalmente non ce l'ho. C'ho quelli che mi ha raccontato nonno e papà. Nonno entrò nella Cines negli anni 30, subito dopo gli anni 30, perché lui aveva un'osteria a Ponte Casilino e poi prese la mensa in gestione della Cines. E papà entrò lì nella Cines che aveva 12 anni, 10-12 anni così. E insieme a nonno lavorava anche nonna, quindi papà viveva nella Cines perché finita la scuola o il periodo estivo naturalmente lui stava con loro, non è che poteva stare a casa da solo. E loro venivano dalla Romagna come tanti in quegli anni là in cerca di lavoro, cioè, ci fu una grande migrazione dai campagni eccetera. E quindi riuscì a prendere sta mensa nella Cines. Nel 1935 andò a fuoco la Cines, come si sa, e loro rimasero un anno circa, poco più di un anno, alla Cines, quello che era rimasto della Cines, perché non prese fuoco completamente, e rimasero in attesa che si costruissero i nuovi stabilimenti sulla Tuscolana. Una volta costruiti gli stabilimenti sono stati spostati tutti gli operai che lavoravano nella Cines nei nuovi stabilimenti. Solo lì poi c'era un problema che inizialmente chi lavorava a Cinecittà, quindi sotto regime fascista, c'era un punteggio per entrare nelle varie mansioni eccetera eccetera, e quello il fatto di essere tesserati col regime fascista, quindi avere una tessera, aumentava il punteggio. Di fatto significava che o eri iscritto o non entravi, tant'è che entrò tanta gente nuova perché Cinecittà assunse altro personale eccetera. E non tutti quelli che venivano dalla Cines riuscirono a entrare, oppure gli furono cambiati i lavori. Per esempio, nonno e nonna presero la mensa della Cinecittà come ce l'avevano alla Cines. La mensa serviva per le maestranze, gli operai, le comparse, chi lavorava lì. Poi a Cinecittà c'era il ristorante esclusivo dove mangiavano solo gli attori, i produttori, i registi. Però nonno non volle mai prendere questa tessera e allora gli fu tolto il posto, la gestione della mensa, però non è che fu cacciato via perché ancora il regime fascista non era così dittatoriale. E gli diedero un altro posto, a nonno lo misero alla manutenzione degli accumulatori, un capannone grande dove c'erano centinaia di batterie da mettere sotto carica, da riempire l'acido solforico o con esalazioni, si può immaginare, era il peggio posto di Cinecittà quello. E nonna misero a fare le pulizie nei camerini degli attori. E poi papà è cresciuto uguale dentro Cinecittà perché le sale stava sempre là, eccetera. E dopodiché iniziarono nel 42-43 i corsi al centro sperimentale, che allora centro sperimentale Cinecittà era quasi un tutt'uno, i corsi da operatore e da cinefonico. E di quell'epoca io ho ritrovato solo una foto, perché della Cines ne ho trovate poche, non so se ce ne stanno poche, non l'ho vista, che era questa qui, con la scritta originale di quando è stata fatta, del 1936,
Questo era l'ingresso della mensa della Cines, dove c'è mio nonno, mia nonna, papà, che aveva circa 12 anni, perché lui era del 25, quindi c'era 11 anni, 12 anni. La sorella è un aiutante, questa era. E loro, ecco, il 36, questo è l'anno dove loro rimasero in attesa che si costruisse Cinecittà. Ma tuo padre non ti raccontava mai niente dei personaggi che lavoravano alla Cines, attori famosi, registi? E papà alla Cines era ragazzino, quindi Quindi sì, certo. memorie ce n'aveva poche. Ci sono dei video che io ho ritrovato, come mio zio Buonanima, che c'era lui, faceva la comparsa, se serviva un ragazzino, lui stava lì a razzolare dentro lo stabilimento, o chiamava, metto lì, eccetera. E lui è cresciuto a Cines così. E poi naturalmente anche a Cinecittà. La vita della Cines vera e propria, non c'ho memoria, no? Non me l'ha raccontata se non per fatto comunque, de sta mensa, che facevano sti panini all'operai, però riguardo al cinema, i film che venivano proiettati, anche quelli che ho visto io, che ho ricercato tramite internet o tramite cineteche, non c'ho memoria raccontata da nonno, anche perché nonno non stava dentro al cinema in quel periodo lì, lui era appena entrato, lui praticamente veniva dalla Romagna, dove il padre aveva una falegnameria prima della Grande Guerra, era maestro d'ascia. E lui, il nonno, ha lavorato da ragazzino e ha imparato a far falegname con il padre. Poi ci fu la Grande Guerra, dove lui è partito a fare questa Grande Guerra, come la maggior parte degli uomini italiani al fronte, che l'hanno mandato in trincea, quasi tutti analfabeti, nonno pure era analfabeta, sapeva solo far di conto, come si diceva allora. Mandati a fare una guerra, lui questa invece me la raccontava sempre, perché sta cosa se l'è portata dietro tutta la vita, i racconti di trincea, i commilitoni morti, uno a destra, uno a sinistra, lui al centro, 20 centimetri, e voi di qui non c'eravate nessuno. E gli pesava sta cosa, perché poi naturalmente, avendo letto la storia, quella che pochi hanno raccontato, ma che invece poi è stata ben raccontata, questi erano tutti dei disgraziati che andavano su analfabeti, non sapevano né che andavano a fare, né a chi dovevano sparare, né per quali motivi. Lì c'era la linea austriaci da una parte, e nonno mi raccontava sempre questa cosa. Più Comunque, questo del cinema, certo. ecco. E quindi, diciamo, l'argomento suo di nonno era questo. Poi, gli diedero la corona di ferro a tutti quelli che non erano morti, presero questa corona di ferro che tutti loro hanno ripudiato, a nessuno gli piaceva. E venne a Roma per cercare fortuna, per cercare lavoro. E siccome era grosso di corporatura, e lui aveva proprio una corporatura da manovale, riuscì a prendere un posto dentro una fabbrica di birra, credo la Würer, qui a Roma, come manovale. E c'era un'assicurazione, che io ce l'ho appesa, mi fa sorridere, dove c'è scritto tutto, analfabeta, mezzi di trasporto a bicicletta, poi c'è stato risarcimento in caso di morte, non so se 15 lire, una cosa che io ho sorriso quando ho ritrovato questo documento. Poi fece venire il padre, quando è riuscito appunto a guadagnare qualche soldo, a prendere una casa in affitto, il padre era rimasto lì, perché lui era del paesino di Saluteccio, provincia di Cattolica, e lì non c'era più niente, non c'erano più terre da coltivare, ormai e braccia, o erano morte in guerra, o si erano ammalate di malaria, insomma, o sappiamo quello che è stato dopo la Grande Guerra. E ricominciò appunto piano piano, aprì st'osteria, ricresce qui a Roma, finché riuscì appunto a prendere sta mensa della Cines con mia nonna. Papà nacque al Pigneto nel 25, dove loro avevano l'osteria, cresciuto
dentro l'osteria, nei doposcuola, eccetera, e poi alla Cines. Quindi alla Cines lui è stato tra il 25, subito dopo la Grande Guerra, e il 36, fino a che. Mi dicevi che ha fatto la comparsa qualche volta E perché lo papà, serviva un ragazzino, magari. stando là dentro, capitava spesso che serviva un ragazzino da comparsa, eccetera, allora prendevano lui. E alla Cines, cioè la Cines fu il primo stabilimento italiano di cinematografia ed era all'avanguardia, tecnicamente parlando. Noi usavamo, prima della guerra, nel caso del sonoro, apparecchi RCA. E il sonoro è nato nel 27 e la Cines si attrezzò subito dopo l'America, come tutti gli altri stabilimenti europei. E c'erano bei ingegneri che facevano questo qui. La Cines naturalmente seguì il cinema sonoro e allestì delle sale e iniziarono a fare la sperimentazione, a fare qualche film parlato e si faceva ancora il muto, perché non è che da un giorno all'altro si è levato il cinema muto e iniziato, no, in percentuale si iniziò a fare qualche film sonoro e poi piano piano i film muti si lasciarono perdere. E diventò tutto sonoro. E la Cines era uno stabilimento molto attrezzato per questo qui. E noi italiani non è che ci avevamo niente da invidiare, perché c'eravamo fiori di ingegneri che lavoravano per la tecnica, cosa che ancora tutt'oggi è così. E poi ci fu l'incendio appunto nel 1936 e si perse praticamente tutto, tante cose poi furono abbandonate, furono distrutte. E nel film La canzone dell'amore, che diede l'inizio, diciamo, storico al sonoro della Cines, tant'è che la Cines cambiò diversi nomi, successivamente con l'avvento del sonoro si chiamò Cines Stabilimenti Cinematografici Sonori, perché si puntualizzò il fatto che loro si erano attrezzati per fare il cinema sonoro, per distinguerlo da quello muto, perché naturalmente le risorse da mettere in campo, che erano state messe in campo, erano tante e ancora il cinema sonoro non era così una certezza poi come sarebbe andato, se ci avrebbe avuto successo o meno, perché ormai il cinema muto stava in declino. E la paura in America, come in Europa, era sul fatto che puntando e spendendo dei soldi sul cinema sonoro, dopo questo non riportasse i soldi indietro, cosa che fortunatamente invece non è stata, perché è iniziata una nuova fase del cinema che ci ha portato fino ai giorni nostri. Sì, anche perché hanno dovuto cambiare molti attori, alcune sale del Ecco, muto non questo sì. funzionavano più dopo e così via, Questo cioè. sì, tanti attori. Ma che tu sappia, no? Che ti ricordi, perché per motivi anagrafici non puoi, ma erano molto grandi i teatri della Cines. Se paragoniamo a Cinecittà, era certamente più piccolo di Cinecittà, Sì, però. era certamente più piccolo. E da quelle poche foto che io sono riuscito a vedere c'era un fabbricato molto grande che appunto sopra portava il logo dello stabilimento. All'interno però non ho trovato niente, non ho trovato né foto, non ho trovato niente. Comunque, in Via Veio, penso che lo stabilimento per quell'epoca, perché non dobbiamo pensare a come oggi, ma dobbiamo pensare a quell'epoca. Per esempio, nonna e nonna dal Pigneto andavano a Cines a piedi a lavorare, non è che c'erano i mezzi, ce n'erano pochi, e le strutture, i palazzi, eccetera, non erano così tanti a quelli che ci sono oggi, quindi anche lo stabilimento era proporzionato a tutto il resto, Erano, insomma. comunque era,
periferico, diciamo. Era periferico, esatto. Oltre le porte San Giovanni. Oltre le porte di San Giovanni. Certo. Non è cresciuto come lo conosciamo no, adesso. No, infatti era grezzo, diciamo. Ecco, penso anche da queste poche foto che si vedono, è abbastanza grezzo come architettura, era quella dell'epoca, insomma. Dico, tu hai fatto il fonico per tutta la vita, cioè uno dei più importanti fonici italiani. E per i ricordi dei tuoi parenti abbiamo parlato della nascita del sonoro nel cinema italiano, però quando hai cominciato tu a fare il fonico, il cinema italiano usava a doppiare praticamente tutti i propri film. È vero. Era quasi una, facevi una colonna guida. Per poi negli anni '80 arrivare finalmente al cinema italiano che è adesso, che insomma, diciamo dal punto di vista sonoro è diventato adulto. Che differenza c'è? Lo so che è una domanda retorica, ma che differenza c'è fra fare un fonico, il fonico che è soltanto una colonna guida e quello che invece ha la responsabilità del film? Dunque, le differenze si possono dividere forse in due modi. Una è quella tecnica e l'altra è quella più propriamente professionale. Nel senso che a fine anni 60, fino appunto alla metà degli anni 80, da noi, ma non all'estero, ha preso de moda, se così vogliamo dire, fare i film in colonna guida, ovvero sia la prima colonna, quella che si fa in fase di produzione, che normalmente viene chiamata sempre presa diretta, veniva fatta come semplicemente colonna guida, cioè proprio non veniva preso in considerazione il fatto che poi potesse andare sul film. La colonna guida serviva solo per aiutare il montaggio e il doppiaggio, per poi essere buttata sostanzialmente. Perché questa scelta? È semplice, perché un film in colonna guida costava molto meno che in presa diretta, perché il fatto di far sonoro in presa diretta in colonna guida non è semplicemente un fatto tecnico, ma c'è proprio differenza tra fare un film in presa diretta e un film in colonna guida, perché la presa diretta comporta tutta la serie di preparazione d'un film e della fase di produzione. La presa diretta non è che la decide il fonico, la presa diretta viene decisa ancora prima del film dal produttore o dal regista e comporta un preventivo diverso da quello di un film in colonna guida. Esempio, gli attori devono essere attori che sappiano recitare anche verbalmente, non puoi prendere attori qualsiasi che costano poco, poi se non sanno recitare va bene lo stesso. I mezzi tecnici devono essere silenziosi e così tutto il resto. Le location devono essere scelte, quindi i tempi per sceglierle sono più lunghi. È tutto un insieme di cose. Un film in presa diretta è un modo di fare un film, non è solo un modo di fare il sonoro forse è l'ultima cosa. Noi non lo decidiamo come fonici il film se dobbiamo fare, non è che io fonico, allora qui facciamo la presa diretta. No, a me il produttore mi dice il film è in presa diretta, eccetera. E io lavoro per fare la presa diretta, se mi dicono da fare la colonna guida, il lavoro mio non cambia, è lo stesso, ma cambia il loro, cambia quello degli attori, cambia quello della troupe, perché la troupe, ognuno, gli capi reparto quando prendono il materiale, devono controllare che i proiettori non facciano rumore, che i carrelli non facciano rumore, ma non è che lo fanno per fonico, lo devono fare per film, per pièce in scena c'è rumore eccetera, si firma, ma questo è stato deciso dal produttore, non è che è stato deciso dal fonico. Quindi l'aspetto tecnico è questo. E poi quello professionale come aspetto è il fatto che trovarsi in un film facendo la colonna guida, quindi una colonna che sai che non serve a niente, è quasi umiliante, perché tu fai il fonico, sai di avere delle potenzialità maggiori, però fai un lavoro che... Però siccome questo è il mio lavoro, è stato sempre il nostro lavoro, e noi non è che abbiamo mai lavorato pensando se il film prenderà i premi o io andrò ai premi, noi siamo dei messiaranti. Allora noi o che ci chiamano per fare la colonna guida o che ci chiamano per fare una presa diretta, noi il lavoro nostro è fatto allo stesso modo.
Dopodiché il produttore e il regista lo usa come vuole. A noi ci pagano allo stesso modo e quindi lavoriamo per il mestiere, per vivere. Però una cosa curiosa, quando il cinema italiano era più ricco, c'erano più capitali investiti nel cinema e così via, si usava quasi sempre una colonna guida e basta. Quando il cinema italiano ha cominciato ad avvicinarsi alla crisi, fino ad arrivare alla grande crisi attuale, invece è andato più verso la presa diretta, dove, come giustamente tu dici, poi il film finisce col costare un po' di più. Sembrerebbe un controsenso, però c'è da dire anche una cosa, che la colonna sonora, la presa diretta, quella vera, porta un grande vantaggio al film, il Posso vantaggio dire? dell'imprevisto, del rumore No, ma improvviso, anche altro. un'accettazione dell'attore che Ma magari questo l'altro sì, non rifarebbe mai. questo infatti è il punto di vista prettamente artistico, cioè il fatto di fare la presa diretta su un film che naturalmente vale più di quello della colonna guida o una colonna doppiata. Allora, soffermandoci un po' di più, possiamo dire che i produttori tendenzialmente vorrebbero sempre fare la presa diretta, però appunto siccome costa di più, allora si fa colonna guida, si fa metà e metà, si riesce a fare quello che si può. Ma tutto questo non è successo in altri paesi. In America, per carità, in America un film in colonna guida non è neanche concepito. In America si fa, e mentre qui in Italia succedeva tutto questo, noi non è che oddio, stiamo a fare tutta colonna, no, noi lavoravamo con gli americani. Allora, ti accorgevi che dici, tu hai fatto il film con Ballard, hai fatto il film con Coppola, hai fatto tutta presa diretta, hai fatto i provini del paziente inglese, noi dovevamo giudicare se l'attore con la maschera della bruciatura riuscisse a parlare 2 settimane dei provini. Abbiamo fatto sti provini in Minghella solo per vedere come riuscisse a parlare l'attore, eccetera. Dicevo, allora, dice, poi va a far film in colonna. No. Allora io posso dire questo, che le difficoltà non erano quelle di fare la presa diretta con gli americani, che lì si lavora in modo altamente professionale, come sappiamo tutti, perché hanno industria e è molto faticoso lavorare con loro. Ma la fatica più grande era quella del film in colonna guida. È perché a far sta zitta la gente, a cercare di carpire una battuta dell'autore, era un problema. Si lavorava con le macchine da presa, con l'R35. L'R35 è una macchina che è nata per fare i reportage di guerra e noi ci abbiamo fatto tutta la cinematografia degli anni 70, anche i grossi film. Era una sega, metteva in moto la macchina, si sentiva più Andavate a niente. coprirle coi blade. L'abilità nostra non era quella manco di far sentire l'attore, ma era quella di non far sentire la macchina. Usavamo i microfoni, i fucili, l'805, se mai, se erano così lunghi, perché avevano un raggio di percezione che era quasi nago per cercare di escludere la macchina. E l'abilità era quella di non far sentire la macchina da presa e riuscire a capire qualcosa che diceva l'attore. Basta che riuscivi a capire quello che diceva, questa era.